Faraone, il Monaco non riscatterà il Ciarawi sempre più verso il ritorno in Italia dopo Genoa, Lazio e Juventus. Si fa strada anche l'ipotesi fiorentina. Leone in Gabbiadini, la punta del Napoli scalpita per trovare spazio, ma con un super Higuain è sempre più dura. Lo sognano in tanti, ma De Laurentiis non ha intenzione di cedere la punta italiana. Il pepito della discordia, Giuseppe Rossi sempre più lontano dalla Fiorentina. L'addio è prossimo, tante le ipotesi in Serie A, dal Bologna di Donadoni fino al Genoa di Gasperini. Infine, altro che Immobile, sempre più vicino il ritorno in A anche della punta del Siviglia. Qui sto bene, la maglia del Napoli però è un sogno, dice l'attaccante, seguito con interesse anche dal Torino. Il ritorno del Faraone. Stefan El Shaarawy sembra essere sempre più vicino a tornare in Serie A e su di lui ci sarebbe l'interessamento di molte società italiane. Anche lo stesso giocatore vorrebbe far ritorno nel nostro paese per puntare dritto all'Europeo di Francia che inizierà nel prossimo giugno. E nel corso delle ultime settimane si è parlato di un interessamento da parte di Bologna, Genoa e Lazio, anche se la Fiorentina, in ordine di tempo, è l'ultima ad aver messo gli occhi sul classe 1992 ex Milan. I Viola sono alla ricerca di un esterno d'attacco e il profilo di El Shaarawy sarebbe perfetto, anche perché il giocatore non avrebbe bisogno di un periodo di ambientamento. Elsha e l'Italia, un futuro che potrebbe vedere le rispettive strade incrociarsi di nuovo con il mercato di gennaio che si avvicina sempre più. Il Napoli non molla Manolo Gabbiadini. A meno di un'offerta da sogno si intende, anche perché nel calcio di oggi nessuno è incedibile. Forse neanche Gonzalo Higuain, figuriamoci chi oggi gli è riserva. 25 milioni di euro il prezzo fissato, soldi che nessuno può e vuole spendere. Gabbiadini alla stima della Fiorentina, stuzzica la fantasia del Bologna e della Sampdoria, ma la sensazione è che fino all'estate non se ne riparli. E lui? Chiaro e normale che scalpiti, vuole giocare, ma con un Gonzalo Higuain in formato piccici sarebbe difficile per qualsiasi attaccante. Ma Gabbiadini, dal canto suo, non molla, non lo fa affatto, perché cerca di convincere Sarri per poi conquistare Conte e una maglia azzurra nell'anno dell'Europeo di Francia. Giuseppe Rossi e la sua voglia di riscatto. Un inizio di stagione sottotono, con la Fiorentina nelle parti altissime della classifica, ma con il numero 22 quasi sempre in panchina, l'Europeo sempre più vicino e la voglia di rimettersi in gioco sempre più grande. Tutte varianti che fanno presumere a un addio praticamente inevitabile e alcuni club di Serie A potrebbero drizzare le antenne per una scommessa che, nel caso in cui venisse vinta, potrebbe cambiare molti equilibri. Bologna in prima fila, ma ci sono anche le due genovesi, con Montella che potrebbe chiedere informazioni avendo ancora negli occhi le magie di Pepito al suo secondo anno sulla panchina della Fiorentina. Rossi pronto a cambiare aria, probabilmente in prestito, ma dopo due anni trascorsi tra difficoltà e infermeria, l'ex Villarreal vuole provare a tornare al centro della scena, in Serie A, ma anche in un altro campionato, con la Liga, che potrebbe essere il campionato fatto apposta per lui. Sto bene al Siviglia, ma la maglia del Napoli è un grande sogno. Parole musica di Ciro Immobile, che in Italia ha fior di ammiratori. Urbano Cairo ha chiuso il cavallo di ritorno, ma l'ipotesi per il Torino non è da scartare. Piace anche la Sampdoria, dove Luis Muriel ha molti, molti pretendenti, ma il domani è ancora tutto da scrivere. L'addio al Siviglia, però, sembra possibile solo a fine mercato. Fino al 16 gennaio la società biancorossa dovrà affrontare un vero e proprio tour de force e dai giocatori in uscita sarà data un'ultima chance. Per adesso l'ex Dortmund non ha convinto in Spagna, ma anche lui vuol far ricredere la società andalusa, anche se il richiamo del cuore, quello di Napoli, si fa sentire forte.